una società, non è diciamo, un consorzio, è ancora poco conosciuto purtroppo, però anche grazie alle associazioni di categoria siamo riusciti un po' a saltarne fuori quella burocrazia, perché purtroppo è veramente dura. Perché la gente non conosce, cioè non è ancora forse, non sa ancora ecco, le innovazioni, le cose che potrebbero uscire da questa nuova politica comunitaria. Noi ci siamo insediati come giovani agricoltori, stiamo aspettando il nostro contributo che speriamo che arrivi. diciamo che abbiamo già comunque, siamo già a buon punto, perché dall'anno scorso che avevamo semplicemente l'idea di fare un po' qualcosa di nuovo, adesso comunque concretamente siamo riusciti in poco tempo a fare, diciamo, a mettere a posto una stalla, un'antica stalla che si chiama Borgonovo, con tantissimi sforzi siamo riusciti a mettere delle macchine che producono gallette. Dunque, questo è perché voi non sapete cosa sì, lo stabilimento che abbiamo chiamato Galletticcio Valtidone, anche se non ha una sua identità ben precisa a livello di reti di impresa, si trova all'interno dell'azienda agricola San Rocco, quindi hanno sistemato lo stabilimento. Sì, è un vecchio portico che abbiamo, siamo con due sedi, siamo tutti comunque. La nostra o di comunque altri agricoltori locali o della zona se necessario. E appunto il prodotto che andiamo a sfornare sono le gallette, per intenderci le cialde, che si trovano sul supermercato. Abbiamo cercato, cioè abbiamo guardato un po' il mercato e stiamo cercando di fare un prodotto un attimino più qualitativo. Non so se avete assaggiato mai le gallette, si trovano principalmente di riso, sono quelle di riso, e noi stiamo, insomma, utilizziamo una materia prima un po' particolare, grano saraceno, che non si trova sul mercato, ce ne trova molto poco, e un tipo particolare di mais, che è un tipo marano, quindi marano vicentino, padovano. Per dire che è un mais vicentino, è un tipo marano, perché il marano vicentino ha il suo consorzio, la sua identificazione, la sua tutela, non c'entra niente, diciamo, con quello, è una derivazione. Diciamo che noi avevamo delle spighe di questo tipo di mais già da tempo all'interno di una scatola, abbiamo deciso di seminarlo 2 anni fa, abbiamo fatto il seme e l'anno scorso siamo riusciti a fare 30 quintali con questo tipo di seme,